celle quando avete su palazzo, o celle quando avete su palazzo, e come son cario, come son cario, come son cario, se sto funesto. Bruno Lamberti, ci troviamo negli orti del Casale di Teverolaccio, dove ci sarà il 1° maggio la terza tappa della Festa della Tamura. La terza tappa, noi nelle prime due tappe, quella di Parete e di Villa di Brianza, del Santuario di Villa di Brianza, in pratica abbiamo celebrato quella che nella tradizione popolare è chiamata la mamma di tutte le mamme, cioè la Madonna nell'accezione di Madonna della Rotonda e Madonna di Brianza. Qui celebriamo un'altra madre, forse più antica, la Madre Terra, ma non intesa come entità metafisica quintessenziata, ma come entità concreta, reale, terra di lavoro, dove basta un terreno fertilissimo in cui spunta di tutto, cresce di tutto, proprio per questa forza vitale dirompente. Francesco Pascale, Geofilos Legambiente Succivo, ci troviamo nel casale di Teverolaccio, 1700, e qui avvenivano, diciamo, le cose più importanti della tradizione locale, no? Il lavoro nei campi, ma anche momenti di feste. Qui recuperiamo con questa festa del 1° maggio la Tamurra, che si intreccia con le vostre, diciamo, dinamiche antiche qui, quindi recuperate come avete fatto su questo terreno dove ci sono gli orti e l'antico palazzo. Che cosa avete fatto di bello qua? Racconto un attimo. Sì, abbiamo fatto realizzato un progetto di riqualificazione del casale e lo stiamo valorizzando a 360 gradi, partendo proprio da quella che è la terra Felix, che è, diciamo, il nostro segno distintivo del nostro territorio. E siamo partiti appunto dalla terra per riqualificare il casale con gli orti sociali, con l'ecomuseo, i laboratori didattici per i bambini, la tipicheria che propone delle bellezze enogastronomiche del territorio e niente, adesso siamo alla terza edizione, ospitiamo per la terza edizione la festa della Tamurra con gli amici di Carinaro Attiva e contorniamo le nostre attività di riqualificazione anche con la tradizione popolare della festa della Tamurra. Ma vedo anche molti bambini stamattina, ragazzi delle scuole qui che sono venuti a visitare gli orti. Sì, è una delle attività principali per promuovere il nostro territorio, farlo conoscere attraverso la didattica, l'educazione ambientale e far conoscere proprio agli studenti che vengono da tutta la Campania e anche da altre regioni, ne ospitiamo diverse migliaia in questi mesi, gli facciamo conoscere proprio come si coltiva la terra, dalla semina alla stagionalità dei prodotti, al compostaggio e alla valorizzazione del nostro territorio. Ecco, qui abbiamo Pietro, che è uno dei contadini, possiamo chiamare così, che gestisce uno di questi orti. Allora, come funziona questa cosa qui? È abbastanza bene. Qua io sono appena 70 metri quadri che ognuno di noi ha prelevato, che la Lega Ambiente ci ha dato, e noi le abbiamo trasformate in un orticello abbastanza fertile. E qui che cosa c'è seminato? Qua ci sono le patate, queste sono patate rosse che vengono fine giugno, inizio luglio, poi ci sono i pomodorini del Vesuvio, qua siccome la terra è poca abbiamo messo un po' di tutto, pomodorini del Vesuvio, San Marzano e peperoni verdi,
friggitelli, diciamo. Poi ci sono le fave, che adesso fra poco, una settimana, bisogna toglierle e mettiamo qualcosa. Ma lei che lavoro faceva prima di venire qua? Io lavoravo in fabbrica. Lavoravo in fabbrica, una fabbrica di gomma, facevamo articoli in gomma. Sono andato in pensione a 57 anni e quindi. E si attiva qui? Però io già facevo un po' di terra qua, quindi già ero avviato a fare il contadino, diciamo, chiamiamolo contadino, comunque capisco qualcosa, diciamo, della terra. Che cos'è questo? Questo è un millepiedi gigante africano. E noi lo chiamiamo un animale mangia spazzatura, perché mangia i residui organici, i resti di frutta, di verdura, e li trasforma in terreno molto fertile. Questo che sta qui dentro, noi praticamente è terreno fertile utilissimo per poi coltivare. Infatti spesso quando non finisce di mangiare e lascia qualche semino, troviamo delle piante che crescono. Sono insetti che aiutano il ciclo naturale delle cose? Non sono insetti, perché gli insetti hanno solo 6 zampe, loro ce ne hanno qualcuna in più, penso che si veda, però sono tra gli animali che aiutano molto il ciclo naturale, ce ne sono vari. Noi li facciamo spesso, diciamo, l'idea è proprio questa, di far conoscere gli animali utili all'uomo. Ce ne sono, se mi passi un po' di... Questi qui sono per esempio contenitori che vendono animali che combattono i parassiti delle piante. Chi coltiva odia gli afidi, ragnetti rossi, formiche, e liberandone invece i loro antagonisti, quindi altri animali che se ne cibano, si liberano dei parassiti senza usare concimi chimici. Queste sono le colture biologiche, diciamo. La lotta integrata, quindi l'utilizzo di animali per evitare di usare pesticidi e quindi di fare la... E voi siete un'associazione? Noi siamo Scienza Semplice, siamo un gruppo nato a Città della Scienza e che da qualche anno si è inventata, invece di aspettare i gruppi che si spostano, di andare nelle scuole a parlare non solo di insetti ma di tanti argomenti differenti. E venite anche qui nel casale di Teverolaccio? Anche qui, noi siamo anche quasi nati qui, nel senso che da anni partecipiamo a Festa Ambiente, a tante attività, quindi lo sentiamo un piccola parte anche nostro questo posto, diciamo, siamo cresciuti quasi insieme a loro, loro sono diventati molto più grandi di noi, però ci sentiamo di aver dato un piccolo contributo anche a questo bel posto. Questo cortile ci sarà lo svolgimento della festa, questo grandissimo e bellissimo cortile antico della tappa della Tamorra il 1° maggio a Succivo. I gruppi di quest'anno? I gruppi sono innanzitutto il grande Marcello Collosurdo, l'autentico interprete della tradizione popolare che chiuderà la serata, Gianni della Versana e i Tamburriatella, i cortili narranti e poi un palco aperto in pratica, chi vuole, chi sa, chi si sente di suonare può tranquillamente suonare. Mi piace questa mattina qui in questo cortile dove noi faremo la festa della Tamborra per recuperare gli le antiche tradizioni, le antiche culture, ci sono i ragazzi, i giovani che vengono dalla scuola a visitare questo luogo e gli orti. Lo intendo quasi come una sorta di staffetta in cui noi passiamo il testimone a questi ragazzi, sperando che anche loro continuino il nostro lavoro di recupero delle tradizioni popolari. 1° maggio 2014, ore 20, comincia la terza tappa della festa della Tamorra.